Ciao a tutti, mi chiamo Gaia, sono una web buddies e nel 2018 sono partita per la mia esperienza all'estero. Ho fatto un anno negli Stati Uniti, più precisamente in Minnesota. Una delle esperienze più particolari e belle che ho avuto l'occasione di provare durante la mia esperienza è sicuramente stata fare dog sledding. Questo è uno sport che si pratica sulla neve in cui viene una slitta trainata dai cani. Allora, quando mi hanno presentato questa occasione io ero super entusiasta, perché si vede sempre nei film e io volevo provarla sicuramente al 100%, quindi ho detto subito di sì, però pensavo che la cosa terminasse nel momento in cui io mi sedevo dentro la slitta e c'era il conducente che ci portava a fare il giretto. Fatto sta che arriviamo sul posto e scopro che c'è questo percorso di 10 km in cui 5 sono seduta nella slitta a guardare il panorama e gli altri 5 devo trainare la slitta. Quindi è stato molto divertente perché abbiamo imparato come si guida una slitta, quali sono le parole per fermare o far andare i cani, oppure anche delle cose che non si devono fare, tipo come lasciare il manico quando si sta guidando la slitta. Sai che i primi 5 km io ero seduta dentro la slitta mentre il mio sled trainava, ed è stato molto divertente perché molto rilassante, anche perché eravamo immersi nel bosco, c'era un silenzio assurdo e a volte si vedevano anche i laghi al lato, ed è stata davvero un'esperienza fantastica. Tra l'altro c'era anche il sole, quindi me la sono proprio goduta al pieno. Il problema è arrivato quando abbiamo fatto il cambio conducente, ovvero toccava a me guidare la slitta. Tutta convinta di aver capito come si facesse, partiamo. Fatto sta che alla prima curva sono caduta e, dato che non potevo lasciare il manico, sono rimasta appesa per il resto del tragitto fino all'arrivo a questa slitta con questi cani che correvano. Questa esperienza mi ha aiutato moltissimo nel solidificare il mio rapporto col mio hosted, soprattutto perché l'abbiamo fatta in febbraio e nel mio caso fino a dicembre sono stati mesi in cui ho unito molto e legato molto appunto con la mia host family, però poi da gennaio i rapporti con i miei amici erano molto più profondi, perché comunque sia ci conosciamo da 4-5 mesi e quindi diciamo che stavo un pochino più tralasciando quelli con la mia host family, dato che ero sempre in giro con i miei amici. Quindi fare questo weekend in mezzo al nulla con lui e i suoi amici di famiglia è stato molto utile, soprattutto per appunto legare e approfondire molto di più la nostra amicizia. Sì, sicuramente questa è un'esperienza che ti cambia. Io sono partita in un modo e sono tornata in un altro. Certe cose prima me le precludevo per le ragioni più stupide, magari c'è anche il fatto di dire le persone sono più brave di me in questo, probabilmente quello lo fa meglio, cosa penseranno di me, sono timida, sono introversa e bla bla bla. Adesso sono delle cose che guardo in faccia e dico wow, proviamoci, perché no? Il fatto di dire sì per un anno e poi tornare e riuscire sempre a guardare con questa positività tutto quello che mi succede è una cosa davvero che mi rende fiera di me. Poi in aggiunta alla maturità e l'indipendenza che questa esperienza ti dà, è davvero una cosa che io sono felice di dire, sono felice di essere diventata così, è davvero una cosa che grazie al cielo mi è successa, ecco. Allora, quello che mi porto dentro da questo soggiorno sono sicuramente tutti i legami e le amicizie che si sono formate. Può sembrare un po' banale, però cioè, io assicuro che il fatto di dire sono tornata da un anno e con queste persone mi scrivo ancora ogni settimana, ci sentiamo e sono delle amicizie comunque sia solide, è una cosa che davvero mi rende molto felice e che mi porto dentro con molta gioia. Un bacio e un saluto a tutte le persone che stanno per partire, tornare, sono adesso all'estero. Davvero un saluto a tutti quanti, buona fortuna, in bocca al lupo. Se avete l'occasione di fare un'esperienza del genere, fatela, perché davvero vi servirà sempre nella vita. E nulla, un bacio, ciao!